SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il Sistema Unico di Accesso ai Servizi della Pubblica Amministrazione Italiana. I servizi accessibili con l'identità digitale sono molti. Si suddividono in diverse categorie, dalla sanità all'edilizia. Questi servizi sono comodamente accessibili da smartphone, PC o tablet. In un mondo orientato sempre di più all'uso di servizi digitali, essere in possesso dello SPID è sempre più indispensabile e in alcuni ambiti obbligatorio. Nel 2018 le amministrazioni aderenti allo SPID erano 3.720. Oggi, tramite lo SPID, si può accedere ai servizi di oltre 5.300 tra amministrazioni locali e centrali, enti pubblici e agenzie. Questi numeri saranno destinati ad aumentare nel corso del tempo e quindi saranno sempre di più i servizi in cui lo SPID sarà necessario e obbligatorio. L'utilizzo dello SPID è sicuro, l'accesso ai servizi abilitati è protetto, anche grazie a verifiche di sicurezza, come ad esempio la verifica in due fattori. I dati non sono profilati e la privacy è garantita. La procedura di sicurezza più comune quando si effettua un accesso con lo SPID è la verifica in due fattori. Questa verifica necessita l'inserimento, oltre al nome utente e la password, di un codice OTP, One Time Password, ovvero un codice temporaneo che viene inviato al nostro telefono cellulare sotto forma di SMS oppure attraverso un'applicazione specifica per smartphone. Per ottenere lo SPID è necessario decidere a quale identity provider affidarsi. Un identity provider è un gestore che fornisce l'identità digitale e gestisce l'autenticazione degli utenti. Tra i vari fornitori disponibili possiamo trovare l'EPIDA, il provider della regione Emilia-Romagna. La procedura per ottenere lo SPID si articola in due fasi. La compilazione di un modulo online attraverso un dispositivo connesso alla rete e il riconoscimento de visu di persona secondo una delle modalità fornite dal provider. Queste modalità possono essere gratuite o a pagamento. Il provider dell'Emilia-Romagna, l'EPIDA, offre la possibilità di effettuare il riconoscimento de visu recandosi di persona presso uno degli sportelli abilitati in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna. Tra questi sportelli è possibile trovare sedi del comune o anche farmacie autorizzate. Per ottenere lo SPID è necessario avere un indirizzo email, un numero di telefono cellulare, un documento di riconoscimento valido, la tessera sanitaria. Per ottenere maggiori informazioni sulla procedura per ottenere SPID tramite l'EPIDA, è possibile recarsi sul sito www.lepida.net per accedere alla sezione dedicata alle guide sulla procedura.